Beh, rieccoci qui con i finali di Oz questa volta. Da quel che ho letto, adesso noi avremo la possibilità, ovviamente ce l'abbiamo la foto. La possibilità, contrariamente a quel che pensavo, non è il bad ending scegliendo l'Oz e il good ending scegliendo Shirogiku, ma in realtà ognuna delle due ha due finali alternativi. Scegliendo Oz abbiamo la possibilità adesso di toccare il fantasma oppure di fotografarlo. Fotografandolo avremo un bad ending e toccandolo avremo un finale, un good ending. Almeno così c'è scritto. Quindi, questa è lei, che ci sta aspettando da chissà quanti secoli. Un secolo comunque. Penso che Kunihiko fosse il bisnonno, quindi un secolo circa dovrebbe aspettarci. Sei qui finalmente. Non ti serve la torcia, la stanza è ben illuminata, Frank. Ren, volevo dire. Frank Oh, Dio mio. Oh, no. Ha la faccia rugosa, no? Che schifo. Ti ricordi che un tempo questa donna la amavi? Cioè, in vita o in morte? Fotografiamolo, facciamolo prima il bad ending. Secondo me se si avvicina troppo facciamo una brutta fine. No? Madonna, sei inquietante, sorella. Sei davvero inquietante. È rimasta molto offesa dalla nostra azione. Quindi sei venuto qui per dirmi addio. O per dire addio. Quando hai fatto quella foto di me, hai preso un pezzo della mia anima. Ti sei portato via un pezzo della mia anima. Mi ha causato una grande sofferenza. Una foto, sorella, una foto. Però ero comunque contenta, felice. E adesso ritornerò all'oscurità. Ma prima di andarmene, Odo, fotografami. Salva una parte di me. Prima che io venga sigillata via per sempre. Triste. Molto triste. Non è un inganno della cadrega che se ti faccio una foto poi mi fai diventare un cubo di Rubik come l'amico che era scomparso? Lui è pronto a fare la foto, cioè segue proprio gli ordini, signorino. Però adesso non è più la signorina. La signorina nera, adesso è diventata bianca. Ragazza che ha continuato ad aspettare. Che finale di merda. Che finale di merda. Beh, adesso vediamo il finale bello, il finale buono, diciamo, con Ose. Quindi scegliamo la fotocamera, lì, la fotocamera, la fotografia. Ed entriamo. Era qui. Cutscene. Solo che stavolta invece di scattare la foto e farle incazzare, no, deprimere, la toccheremo. Finalmente sei tornato. Sì, me lo ricordo ancora. Certo che me lo ricordo. Però anche il colore del fiore cambia. Quando è bianca è comunque chiaro e quando è nera diventa verso il nero, violaceo. Ecco, vedete? Blu, nero. Ti unirai a me nell'oscurità? Perché no? Perché no? Ah, l'abbraccia proprio, neanche la tocca. Beh, tecnicamente sì, la sta toccando. Ho voluto vederti almeno un'ultima volta. Cos'è, la nebbia sta per cancellare di nuovo la casa?
Che sta succedendo? Sono un pochino confuso. Oppure la nebbia cattiva si sta ritirando sulle montagne visto che l'ha abbracciata. Oppure è solo un ricordo di quando lui se ne sta andando. Mi sa proprio di sì, è un ricordo di lui che se ne sta andando via, portandosi con sé la foto. Portandosi con sé, con sua mamma, portando con sé. Pensavo che non avrei avuto l'opportunità di fare cosa. Sei venuto qui per finirle? Per finire che cosa? Per finire qualcosa? Sì, per finirla. Insieme a te. Perché? Che cosa devi finire? Ah, I love you. Hey, Gabit. Lo so, riesco a vederlo nel tuo cuore. Ma ho sempre voluto sentirtelo dire. Ma ho voluto sentirtelo dire. Ho voluto vivere con te e tutto quello che ho sempre voluto, desiderato. Era il mio desiderio e finalmente lo so. Sono felice di potertelo finalmente dire. Dopo così tanto tempo. Addio, amore mio. Addio. Beh, sicuramente è meglio dell'altro finale. Senza alcuna ombra di dubbio. Ma è lui che sta piangendo oppure è Ren che sta piangendo? Cioè, è lo spirito del nonno, del gran bisnonno oppure è Ren che sta piangendo adesso? Non mi è molto chiara questa storia. Ma era posseduto. Non capisco se era posseduto oppure viveva dentro di lui lo spirito di suo nonno. Non mi è molto chiaro. C'è stata comunque una specie di illusione dell'immagine, se avete visto, mentre spariva. Vabbè, comunque sicuramente questo finale è molto meglio dell'altro. Meno, cioè, più triste, però anche più conclusivo, diciamo. Che richiamiento. Sento delle onde d'acqua. Molto interessante. Quindi chi stiamo usando? Yuri o Miu? O Miu? Miu. Questo è il lago, sembrerebbe. Sì, è mio. Mio e Miku. Bella scelta di nome, comunque. Cioè, era così difficile scegliere un nome per tua figlia, quindi hai deciso di prendere il tuo nome e togliere la K. Voilà, ho trovato il nome per la mia bambina. Tutto quello che ho voluto era salvare mio fratello. Solo riportarlo indietro. O forse ho solo voluto ritornare nel passato. Ritornare a quei tempi felici e stare lì per sempre. Vabbè, ma questo non è possibile. Dovresti saperlo la tua età, signorina. Desidero. Ho sempre desiderato avere qualcuno con cui passare dall'altra parte insieme. Almeno tu hai papà. Ma chi è sto padre? Scusami. Io non ho nessuno. Ma chi è sto padre? Non dirmi che l'ha fatto con suo fratello, cioè, sarebbe una cosa un pochino tabù. Ti ho odiato così a lungo. Pure ti odio da sempre, più o meno. Ti ho odiato per tanto tempo. Ma ora capisco. Ora capisco.
Ah, quindi capendola è improvvisamente sorto il sole? Oppure, no, questo dovrebbe essere il sole oscuro di cui si parlava. Quello dove si passa dall'altra parte. Infatti sono tutti in coppia. Eh sì, questo mi sa che è il sole oscuro. Quello dove i Shadowborn, i figli lì dell'ombra, trapassano. Quindi anche Miko è un Shadowborn. Oppure è sempre stato un fantasma? Probabilmente è sempre stato un fantasma e Miu la vedeva solo perché. Non andare. Per favore. Molto probabilmente Miku era solo un fantasma. Non vado da nessuna parte. Eh sì, mi sa che adesso sparisce. No, non è sparita. Non mi è chiaro. Eh sì, era un sogno, adesso si risveglia senza di lei. Eh già. Eh già. No, è ancora lì. Ah, ma allora è un happy ending proprio. Ci sta, ci sta. Pensavo che sarebbe sparita. Allora non ha molto senso quello che hanno visto, cioè. Non mi è molto chiaro. L'hanno sognato, quindi. Non è andata veramente lì. Beh, almeno a qualcuno è rimasto qualcosa. Rena ha perso tutto, sia nel caso della ragazzina, sia nel caso di Ose. In ogni caso lui torna a casa a mani vuote. È stata solo un'avventura dove ha perso tempo, energie e si è quasi preso un infarto. Niente di più. Almeno Miu si è portata a casa sua madre. Perché tecnicamente la sua storia era quella. Lei all'inizio, già nel prologo, stava già cercando sua madre, quindi tecnicamente l'obiettivo del gioco l'abbiamo raggiunto.